persone. E questo che è una condizione, come togliere la piazza, togliere fuori dalla porta i meccanismi della concorrenza, della invidia, del fare di vomito, a cui un po' siamo allenati dal mondo, e riuscire a trovare invece un'azione comune tra tutti, come far sì che uno ami il lavoro, la presenza degli altri, come quello che uno trova e lo importante più per gli altri. E questo in realtà ha fatto parte di un linguaggio del nostro lavoro, perché a che vedere con stile del corpo di cui parlavo, io da molto tempo lavoro sul corpo, intendendo come il corpo può essere la moltiplicazione dell'intimo e come nell'intimo ci può essere il sociale, la chiusa. Questo è qualcosa che un elemento che a me interessa molto nel mio lavoro, anche nella ricerca dei linguaggi. E la prima regola con gli attori è trasmettere loro, prima togliere loro l'ansia di prestazione, il fatto che hanno riuscito a fare, a recitare, no? Non dobbiamo recitare, dobbiamo anche recitare, ma prima dobbiamo esserci lì, essere presenti lì, essere nudi, protetti sicuramente dalle nostre tecniche, ma protetti nel buon senso, svestiti dalle tecniche trasparenti. E questo è stato un po', una parte del nostro lavoro è stato cercare questo minus etico, un minus etico. Dostoevskij a me mi ha sconvolto, una cosa che ho letto negli anni 80, di cui avevo dei ricordi piccolissimi, ricordavo delle cose strane, ricordavo la frase consumi quanto un canarino, quando mi ferito da Alexei, che io dicevo da Alexei, ricordavo la vimpicagione di Smeliakov come un supremo atto di odio verso il suo fratello, in realtà padre di Ocino, quindi come condanno un innocente a annullare me stesso. Ricordavo il pianto di Smeliakov per il suo bambino, con questa, io ricordavo un'altra forma come scritto. E Dostoevskij per me è immenso. C'è una polemica che nessuno conosce, dovevo riportare tra Nabokov e Borges su Dostoevskij. Nabokov, sprezzante, diceva di Dostoevskij, non c'è una pagina in quest'uomo che si può salvare. Parlava così. Invece Borges rispondeva, bisognerà salvare per l'intero. Cioè, Borges aveva capito un segreto di Dostoevskij, che nella bonanza delle parole c'era un humus, una cosa enorme, che è immensa, che era toccata. Un altro ha riconosciuto questa grandezza di Dostoevskij, è stato un humus. Prima di conoscere Rimbaud, per lui il paradigma della scrittura era Dostoevskij. E allora, il saggio di Bakhtin è intervenuto dopo, anche se lo avevo detto negli anni 80, l'ho ricordato, l'ho detto dopo, e mi è servito molto per chiarirmi alcune cose. A me è servito anche per il fatto di Lia dell'Odissea, perché di Lia dell'Odissea era comunque un testo in versi che io in spagnolo l'ho riscritto in versi, cioè l'ho sintetizzato anche quello che ho riscritto in alessandrino in quel caso lì. Cioè, con le rime che potrebbe essere tagliata a metà, in modo di poter permettere agli attori di appoggiarsi sulla metà della frase per non picchiare sulle rime, non diventasse un cartino piccolino, questo nella traduzione italiana si perde veramente, perché la traduzione italiana si rispecchia il senso, non può rispettare il ritmo, si rispecchia il ritmo, non può rispettare il senso, questo è il dramma che abbiamo attraversato un po' di dire. Invece però nello spagnolo era presente questo aspetto in più, non ha venuto a spagnolo. Però nell'Odissea, io ho sentito che l'Odissea avevo fallito, ecco, l'idea l'avevo raggiunto nell'Odissea, l'avevo fallito. E avevo fallito proprio nell'Odissea perché mi ero innamorato del valore dell'Odissea. Allora la promessa che mi ero fatto quando ho deciso di affrontare un altro classico di Stato, Dostoevskij, non innamorarti più delle parole, non dimenticare il teatro, non dimenticare. Quindi usa le parole però fregate, cioè nel
nel senso che devi ridurre. Allora, il lavoro di ricerca sul testo di Dostoevskij è stato per me, non mi sono mai posto il problema, come qualcuno mi ha consigliato, prendi una parte, una particina per quella, non più uno dei tre. No, devo prendere tutti. Allora, dopo tre letture, avevo individuato i personaggi principali per il teatro, che non sono i personaggi principali per la storia, però erano i personaggi principali per i personaggi principali del teatro. Infatti ci sono Marta, Rigori e la Cova, che sono tre personaggi secondari. Anche Liz è un personaggio secondario, che però per me, per la storia, dovevo raccontare la principale. Quindi lui doveva essere il narratore, la Cova doveva essere l'intermezzo comico, no? E Liz era una delle possibilità di esprimere il candore attraverso questo caso di storia come Giulietta senza tragedia, e anche se poi lo riesco nel romanzo la fa cambiare, si è quasi impazzita alla fine, si ferisce di vita, lascia il segno che è guarita di Ivano, per una cosa che lascia troppo sospeso, preferisco tenere soltanto l'idea di questo amore tra una invalida e uno è un invalido alla vita, in qualche modo un buono, come un piccolo santo come Alexei, che mentre vi ha contato loro, che però vi ha fatto preso. Questa è stata la ricerca dei personaggi. Per Semelia Comuni, due figure, una era Pacchini, che è un intellettuale ingegnoso, un intellettuale morto, cattivo, che per me è il fighetto di oggi. Però sinceramente nel mondo del teatro sono quelli che vanno con la pizza sotto il naso ad essere che risponde ai suoi gusti. Che io odio questo tipo di spettatori perché vanno a confermare dei loro pregiudizi e non si aprono a certo diverso da loro, con un atteggiamento profondamente razzista di cui sono colpiti anche avanguardi, gli anni passati. Perché c'è stato un momento tristissimo all'entrata in cui la gente non ha più considerato l'etica comune una divisione per estetica nel rispetto delle diverse linee di lavoro e invece ognuno pretendeva che la volta tre fosse una ricerca che li faceva, così c'erano quelli che non c'erano teatro freddo e la realtà di freddo, quindi sono state immagini che ho fatto, e tutti ancorati in questi loro